questo palo che fa avanti e indietro. Dico, ma non ci vuole un genio a capire una cosa del genere? Però noi siamo qua, io ogni, ti posso dire, quasi ogni mezz'ora uscivo fuori per vedere se il palo era ancora qui, con la paura, ripeto, con la paura che il palo potesse volare via. Abbiamo fatto 10.000 segnalazioni, più che altro la nostra preoccupazione è che qua il vento, specialmente con quello dell'altra volta, si è spostata la segnaletica, o va a finire sopra qualche macchina, su qualche persona, cioè potevamo evitare questa cosa anche prima, ma siamo arrivati a questo perché non abbiamo risposto da nessuno. Questo palo è così all'incirca da quasi 3 mesi. E dopo varie segnalazioni, l'ultima stamattina, mi è stato detto di contattare i vigili del fuoco. Comunque tutte le telefonate, tutte le chiamate che poi abbiamo potuto fare le abbiamo fatte. Ho chiamato pure i carabinieri, però giustamente i carabinieri mi hanno spostato da un'altra parte. Quindi il discorso è che il palo è così. Il nastro l'ho messo io perché la segnaletica con il vento si è rotta, quindi in automatico l'ho dovuto attaccare, perché se no neanche vedono quello. Come sostegno, ma non sostiene niente perché come vedete già è abbastanza pendente. 2 mesi e mezzo fa praticamente è successo che la fisioterapista di mia figlia aveva messo il monopattino, purtroppo lo stavano rubando. Sono affacciata fortunatamente e facendo spalla a spalletta l'hanno storto, l'hanno staccato dal cemento. Solo che con il vento da 2 mesi e mezzo a ora giustamente è già molto più pendente. Se ricapita il vento di 2 giorni fa, io penso che stavolta non lo tiene, stavolta vola. Noi purtroppo il cemento non lo possiamo mettere, perché dice sì, sarebbe bello mettere un po' di cemento, ma se io metto il cemento e questo palo vola, poi praticamente chi l'ha immischiata a lei, dato che ho fatto le segnalazioni, quindi non lo posso fare, perché non è il discorso del cemento, giustamente qua ci stanno persone, è una cosa pericolosa, e se non si attiva qualcuno, che dobbiamo fare?